qui che cambia e diventa frigo, congelatore o zero gradi. Ah sì, lo so, dicono che San Giorgio è più caro, però intanto è San Giorgio e io non ci penso più. San Giorgio, tanto di più spendendo poco di più. E siamo di nuovo in zona Cruciverba, amici miei. Già qualcuno tra voi ha vinto, ma sono sicura che vincerete sempre di più. Ma d'altra parte sapete che io non posso fare tutto questo lavoro da sola, essendo così importante questo gioco. E allora richiamo la mia assistente, che prima ha completamente sbagliato vestito. Era vestita da damino del Settecento. Vediamo adesso che cosa si mette, perché vorrei che fosse adatta a questa platea così importante. Antonella! Antonella! Ma cosa c'entra questo adesso? Non so, Enrica, io mi sbizzarrisco. Enrica? Ma scusi, amami signora Enrica. La sposa. No, cosa mi spogli? Antonella, la prima era del 1700, adesso così. Ha ragione. Ma mi distrai i telespettatori. Non sa resistere, Antonella, quando sente questa musica. Non riesce a resistere, si abbraccia tutto al cartellone. Sì, attacchiamoci al cartellone. Non resisto neanche io. Vado, vado. Vado, vado a giocare. Allora, Antonella, vediamo se hai seguito bene il nostro gioco, sì, sì, e se sei capace anche tu a farlo. Da dove dobbiamo ripartire adesso? Adesso ve lo dice anche Antonella. Da, brava, da, dillo, dillo. Da 75. Ho paura di sbagliarsi come a scuola. Da 75 orizzontale. E ripartiamo anche da un monte premi superiore, perché il concorrente precedente ci ha lasciato in dote ben 1,5 milioni. Per cui con questa domanda andiamo a 2. Pronto? Ciao Enrica. Ciao tesoro, chi sei? Sono Caterina da Santa Margherita. Benvenuta Caterina di Santa Margherita. Allora, tu cominci con la dote che ti ha lasciato il tuo concorrente, il tuo predecessore. Sì. No? Allora, era 1,5 milioni e qua con la prima definizione che vale 0,5 milioni andiamo a 2. E la definizione è questa. Se in tedesco. B al tempo. O B. B come o, Bologna. O B come Bologna, esatto! Bravissima! Bravissima! Non cantare vittoria, Caterina, eh? Sì, sì. Perché ci sono altre 4 definizioni, che bisogna sorpassare. Allora, quale vuoi? Okay. Quale vuoi? Vediamo un po' il tabellone. Ecco il tabellone ed ecco Antonellina. No, no, più a sinistra. Più a sinistra? Dov'è già un po'? Dov'è Antonella? No, più a sinistra ancora. Allora. Ecco lì, quella è la sinistra, Antonella, la sinistra è quella per i nostri telespettatori. Lei non sa neanche la sinistra o la destra, hai capito? No, io mi regolavo sulla mia, però ha ragione lei. 84 verticale. 84 verticale, Caterina, ma tu non sei proprio di Santa Margherita, era dall'accento. Però provincia di Agrigento. Allora, Caterina, 84 verticale, iniziali della Vaughan, via il tempo. Come? Iniziali della Vaughan. Vaughan, una grande cantante. Iniziali della Vaughan, è scritto Vaughan. Antonella, un aiuto. Io non so manco chi sia. Non posso proprio. A, B. Come hai detto? A, B. Mi dispiace Caterina, no, guarda, non c'entra nulla. Mi dispiace, dobbiamo salutarci subito, mannaggia. Ma perché hai scelto quella lì? Uffa. Non lo so. Uffa. Vabbè, che dobbiamo fare? Ci sentiamo un altro giorno, Caterina, va bene? Ok. Ciao. Ciao. Allora, adesso che cosa succede? Che la domanda precedente indovinata vale, rimane il cruzzolo di 2 milioni e adesso ricominciamo da questa definizione. Pronto? Ciao amica. Ciao, chi sei? Sono Lia dalla provincia di Bari. Lia? Sì. Benvenuta Lia. Ma ti sei appena svegliata o hai la voce bassa? No, è la prima volta che prendo la linea. Allora, la prima volta? La vogliamo fare sottovoce questa Lia? No. No.
Allora, forza, Lia, che bisogna superare questo. Però non la so quella domanda, non posso cambiare. No, tesoro, bisogna ricominciare da quella sbagliata al concorrente precedente. Questo è il regolamento. Per cui l'84 verticale ti devo richiedere iniziali della Vaughan. Con la V. Con la V. Vaughan con la V. Per cui una delle due la sai. Il tempo è partito, Lia? Aiuto. Non si può, Lia. Allora, buttati. A V è stato appena detto ed hai sbagliato, Lia. Mi dispiace, Lia mia, mi dispiace. Alla prossima, ciao Lia. Ciao. E Sara, il montepremi, 2,5 milioni, sempre per la stessa definizione. Pronto? Ciao Enrica. Ciao, chi sei? Sono Anna Maria da Sanremo. Anna Maria da Sanremo. Allora, a Sanremo abbiamo già avuto una telefonata prima. E vediamo adesso fra queste palme e banane ti dovresti trovare abbastanza a tuo agio e darmi anche la definizione giusta, la risposta giusta alla definizione, Allora, 84 verticale, iniziali della Vaughan. Via il tempo. P-V. Come? P-V. P-V? Mi dispiace, hai sbagliato, Anna Maria. Assolutamente. Come si chiama secondo te? Piera? Piera Vaughan? No. No, la P di banana. Barbara Vaughan, neanche lei. No. No. Niente, mi dispiace Anna Maria. Ciao. Va bene, fa niente. Ciao caro. E riprendiamo però da 3,5 milioni, sempre questa stessa domanda, per cui voi dovreste ormai. Pronto? Ciao Enrica. Ciao, chi sei? Sono Giuseppina dalla Sicilia. Benvenuta Giuseppina. Grazie. Tu canti? No. Sei appassionata di musica, di belle voci? Poche. Vabbè, speriamo che tu risponda lo stesso, perché la domanda riguarda proprio una delle più grandi cantanti che ci sia. Le iniziali della Vaughan. Via il tempo. S-V. La prima lettera com'è? S. Come? Come Savona. Ed è giustissimo! Wow! S-V. Sara Vaughan. Sara Vaughan. Allora, la prima definizione è andata, forza! Allora, 76 verticale. 76 verticale, 76 verticale. Allora, speriamo che tu sia edotta in questo campo. Il simbolo di San Luca. Il simbolo di San Luca, via il tempo, Giuseppina, guarda anche, insomma, è di tre. Il simbolo di San Luca. Giuseppina. Boa. Boa? Un serpente boa, tu dici, potrebbe essere simbolo? No. Ti ho provato. Hai fatto benissimo, Giuseppina, e per questo ti Grazie. Mando il nostro applauso. Bisogna sempre provarti. Brava. Grazie. Ciao. È importante, è importante provarti. Allora, dunque, riprendiamo da questa definizione. Il montepremi è arrivato a 4 milioni con questa. Pronto? Ciao Enrica. Ciao, come ti chiami? Danilo da Palermo. Danilo? Sì. Danilo, beh, a Palermo poi le palme, no? Certo. Come a casa ti senti? Danilo, allora, hai capito il nostro gioco? Sì. Forza. Dobbiamo riprendere da questa definizione. 76 verticale, il simbolo di San Luca. Via il tempo. Bue, hai detto? Sì. Ed hai ragione, Danilo, wow! Bravo! Bue, giustissimo! Il simbolo è solo che bue. Bene, forza Danilo, bisogna superare altri 4 scogli. Vai. 83 orizzontale. Quale hai detto? 83 orizzontale. Ah, 83 orizzontale. Ah, ecco, l'hai trovato anche Antonella, adesso lo trovo io sul mio documento qui. Oh. Così parla Raissa. Via il tempo. Russo. Bravo Danilo, un altro scoglio indovinato. Benissimo. Ne mancano 3, Danilo. Allora, vai avanti. 93 orizzontale. 93 orizzontale. Sei furbo, eh? Allora, Danilo, cade e finisce in acqua. Via il tempo. Neve. Bravissimo Danilo! Giustamente cade, la neve cade e poi si scioglie e finisce in acqua. Giusto. Allora, Danilo, hai risposto esattamente a 3 definizioni. Vediamo un po' il cartellone.
Non ti fai distrarre da 86 verticale. 7-6 86 verticale. Indichiamolo, Antonella. Giù Antonella. Ecco, accucciati. E vediamo, 86 verticale, sono due lettere. Danilo, sì. Consonanti in arabo. Via il tempo. R-B. Bravo Danilo! Dai che poi ce la facciamo! Allora, guarda le nostre ragazze come esultano! Danilo, manca, se non sbaglio, una sola definizione, giusto? Sì. Una sola, no? Quale vuoi? Sei in un momento difficile perché tutto il cartellone è abbastanza così, eh? 92 verticale. 92 verticale. Oddio, qual è il 92 in fondo? Eh? Ultima in fondo. Di là? Ah, vai proprio dall'altra parte del cartellone. Lì, Antonella. Sai che cos'è, Danilo? Che qui c'è un forte vento di scirocco in studio. Allora Antonella è un po' sciroccata. Allora, 92 verticale, attenzione Danilo, perché non è semplice. È passato il vento del deserto. Che vento che c'è. Parto? Sei pronto? Dio egizio del sole. Via il tempo. Sono due lettere. Dio egizio del sole. Qualcuno qui lo sa, ma deve saperlo Danilo. Sì. R.A. Bravo Danilo! Bravo! Bravo Danilo! 6 milioni! Grazie mille! Io scusate ragazzi, scusate, Danilo! 6 milioni e mezzo, Danilo! Grazie! Vuoi continuare? No! Vuoi cantare con noi? Salve a tutti! Grazie Danilo, ciao! Ciao Danilo! Ragazze! Finiamo allora su questa allegria, quest'altra mancia del nostro gioco! Antonella, forza, balla, sei tu che devi ballare qui davanti. Vi diamo appuntamento subito dopo la pubblicità. Ciao! Pronto? Ah, non funziona il microfono. Allora, c'è una telefonata? Pronto? No, c'è nessuno. Martina? Vieni qua, Martina. Chi c'è? Pronto? Pronto, ciao, chi sei? Letizia. Letizia, come stai Letizia oggi? Bene. Bene? Che vuoi fare? Vuoi disegnare qualcosa o vuoi chiacchierare? Cosa vuoi fare? Voglio disegnare qualcosa. Cosa vuoi disegnare? Il mio gatto. Il tuo gatto? Come si chiama il tuo gatto? Nino. Nino? Pensa che io ho terrore dei gatti, perché da piccolo mio fratellino è stato graffiato. Tutte, sentite? Lo senti le ragazze? Sì. Le senti? Miau, fanno il pezzo al gatto. Comunque stavo dicendo che mio fratellino è stato graffiato da un gatto. Io ho terrore dei gatti. Invece il mio è buono. E tu è buono? Io tutte le volte che vedo un gatto sono terrorizzata. Nino. È così, che razza è? Fioriano. Un fioriano. Com'è il fioriano? Non ce l'ha presente. Com'è? Come tutti i gatti. Normale, ma ha la coda così, no? No, un po' più lunga. Un po' più lunga. Normale. Vediamo un po'. Allora, com'è la coda? Così? Da porcellino? No, no, più lunga. Più lunga. Come? Aiutami tu. Come c'è? Lunghissima. No, ora troppo. No. Vabbè,
Una via di mezzo? Sì. Così. Ecco, così. Sei un po' strana, comunque. Senti, raccontami qualcosa di te. Cosa fai? Fai qualche sport? Ti piace cantare? Sì, faccio piscina e danza moderna. Danza moderna quale? Quella del rock, così. Ah, fai tipo rock, fai tutti i salti, le cose? Quella del rock. Le pirouette. Sì. Tipo così? Sì, però gli occhiali non ci sono. Cosa? Gli occhiali non ci sono. Gli occhiali non ci sono, vero? Neanche fiocchetto. No, neanche fiocchetto. Questo è un gatto, Nino si è vestito. Il fiocchino è bello, Martina, ti piace? Senti, l'hai vista la nostra Martina? Carina, vero? Sì. Te quanti anni hai? 9. L'ho compiuti da una settimana. Solo da una settimana? Ma da dove stai chiamando? Da Firenze. Da Firenze. Io adoro Firenze, ci vengo spesso, ma ora che sono qui non posso venire. Senti, allora, va bene il tuo gatto? Sì. Nino. Nino. Miro o Nino? Nino. Nino. Senti, facciamo il gioco? Nino. Va bene, così vince il caldo panda che tiene carte. Allora, vediamo cosa ci disegna Riccardo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po', cos'è? Vuoi salutare qualcuno? Sì, voglio salutare i miei parenti. I tuoi parenti? Dove sono? A Firenze con te? No, abitano vicino a Rieti. Vicino a Rieti? Sì. Aspetta, vediamo cos'è questo. Io credo l'ho già indovinato. Vediamo cos'è. Un topo, Nino. Un topo? No. Un panda. Come, no? Sì, un panda. È un panda, hai vinto. Ciao. 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 C'è un'altra telefonata? Eccolo il panda. Caldo panda. Allora. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Anna. Ciao Anna, quanti anni hai Anna? 9. Ah, sembravi molto più grande. Senti, che facciamo Anna? Un cavallo. Un cavallo? Tu vai a cavallo? Sì. Sei brava ad andare a cavallo? Insomma. Insomma? Così è così? Sì. Ma dove vai a cavallo? Ad Arda. Dove? Dove vai a cavallo? Ad Arda. Ah, e ogni quanto ci vai? Una volta per settimana. Una volta a settimana? Ma vai dopo scuola o vai la domenica? No, il lunedì. Il lunedì? Sì. E quanto? Senti, sai andare a galoppo? Un po', un po'. Domani. Sei mai andata a cavallo? Hai mai montato senza la sella? A pelo? Devi provare? Sì. Sì, è bello, io facevo, divertente. Scendi con le gambe storte, però è una bella sensazione. Senti, allora, vediamo un po'. Va bene il tuo cavallo? Come si chiama il tuo cavallo? Nino. Nino? Anche lui? No. No, come si chiama? Il mio Montador. Come si chiama? Montador. Montador? Sì. Che nome? Ma le l'hai dato tu questo nome? No. No, chi le l'ha dato? Quelli del maneggio. Quelli, ho capito. Senti, e vai a cavallo con delle tue amiche? Con mio papà. Con tuo papà? Anche lui è bravo a montare? Insomma, sei più brava te o lui? Siamo uguali. Uguali? Senti, ma un cavallo così? No, a me mi sembra una zebra. Poi con delle righe. Una zebra razziale, mi dicono, no? Cosa ti sembra a te? Una zebra. Anche a me, però una zebra di? Una zebra, vediamo un po'. Con due colori, cos'è? Una zebra? Inventati tu qualcosa. Una zebra? Ci sei? Sì. Dai, hai poco tempo, aiutami. Una zebra? Cosa? Acquatica. Vabbè, diciamo di sì. Va bene, ciao. Ciao. Hai vinto il panda. Allora, siamo arrivati alla fine, ci vediamo dopo. Passo la linea a Enrica? No, pubblicità, a dopo. Bentornati tutti amici e amiche, bentornati.
Siamo ancora qui col tabellone e l'ultimo momento del nostro cruciverba di questa mattina. A noi il tempo è passato in un attimo. Se a casa vostra è passato come a qua, vuol dire che veramente tutto è scorso molto bene. Anche grazie però alla mia assistente soprattutto, che veramente cerca di fare il massimo per aiutarmi in questo gioco. Speriamo che l'abbia imbroccata almeno adesso col vestito. Antonella? Antonella? Come ti sei conciata? Vestito da cruciverba. Senti? Senti? Ma pensi... Sento le macchine ma non capisco cosa c'entrino con me. Sembra di essere Imola con te, non ho capito, ma un po'. No! Ti sbandierano e fanno partire le macchine. Sto benissimo abbinata. Sì, sei molto abbinata, Antonella, sì. Ma secondo me confondi l'idea a chi telefona. Secondo me non è giusto neanche questo. Va bene, domani farò meglio. Ma sì. Scelgo meglio i vestiti. Sì, guarda nel tuo guardaroba, guarda nell'armadio. Va bene. Allora, riprendiamo. Così? Pronto? La parrucca bionda platina. Pronto? Prontissima. Sono prontissima. No, 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 non diciamo pronto, pronto, pronto. Che poi... Richiudiamo il telefono, aspettiamo un altro squillo. I centralini evidentemente si sono intasati perché è un cruciverba, un gioco nuovissimo, sarete tutti. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi sei? Ciao Enrica. Ciao, chi sei? Sono Irma da Udine, Cividale del Friuli. Da Cividale del Friuli, Irma, sì. Benvenuta. Sei grazie. Lontana ma adesso sei vicinissima, sei qui con noi. Sì. Allora Irma, sai che devi rispondere a 5 definizioni esatte. Bene. Prima che il tuo gruzzolo sia proprio nelle tue tasche, eh? Sì, sì. Allora, adesso Antonella, molto professionalmente, ti farà vedere il nostro tabellone. Va bene. Forza Antonella. Faccio vedere il tabellone. Sì, fai vedere il tabellone, mostralo. Ecco, questo è il tabellone secondo te. Sì, ha fatto. Ecco. Non devi giocare. Guarda, a sinistra! A sinistra, a sinistra, di lì Antonella, bravo. Ecco. Ma così... 62. Eh? 62 verticale. 62 verticale, ah, per Irma. L'ho trovato. Sì. L'hai trovato? Questo di quante lettere è? Di 5. Allora, Irma, sì? Lo anima la sagra. Via il tempo. Paese. Bravissima! Bravissima Irma! E uno è fatto! Andiamo avanti Irma! 55 verticali! Eccolo qua! 55 verticali! L'hai già trovato? Sì. Bravissima sei stata questa volta! Allora, Irma! Sì? La sveglia del pollaio! Via il tempo! Gallo! Brava Irma! Antonella, tu prendi appunti così impari qualcosa, signora, no? Signora Enrica, guardi che non sono mica scema. No, io parlavo di ah, no, ma che modo di rispondere però? Ma no, questa ragazza... 67 orizzontale. 6-7 orizzontale. 7-7. Ah, 7-7 orizzontale. I tempi in cui le vallette erano mute. Dunque... Questo è, devi capire bene, Irma? Sì. Il profeta che fu rapito in cielo su un carro di fuoco. Sì. Via il tempo. Elia. Sì. Come dici? Elia. Bravissima, sì. Irma. Bravissima. Che Irma. Che ho. Signora Enrica. Irma, tu sai che questo, questo nome è anche un cognome in alcuni casi? Lo sai? 62. No, aspetta, no, Irma! Che dai, i numeri e basta, Irma, pronto? Mi senti? Sì. Allora, volevo dirti, questo Elia, che è il profeta che fu rapito sì. in cielo su un carro di fuoco, è anche il cognome di una famosissima star. Sai chi era? Un po' di basso. No. Antonella. Brava! Un applauso in più! Brava! Che antenati che ho una famosissima star che non è scema, ci ha detto prima. Ecco, ha avuto il bisogno di sottolinearlo, non capisco perché. Mi spa. Allora, no, perché tutti pensano che lo sono invece. Un po' ci allora faccio, volevo... un po' ci sono. Senti, senti. Infatti, però tutti pensano che ci sono solamente. Allora io per cercare di far capire che ci faccio anche. Dunque, Antonella, sì. praticamente mi hai fatto dimenticare quanti sono le definizioni che ci ha dato esattamente Irma. Mi tieni tu i conti, quante sono?
tre, sono tre, mi hanno detto. Tre. Allora, ne mancano altre due, Irma. Dimmi. 62, 6-2 orizzontale. Ecco. 6-2 orizzontale. È lunghino. Lo scusi di Mademoiselle. Via il tempo. Pardon. Pardon, mais c'est vrai. C'est juste. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Pardon, 2 milioni. Allora, Irma, manca una sola definizione perché tu ti porti a casa gruzzoletto, a meno che tu non voglia continuare come noi ci auguriamo, eh. 48 verticali, 4-8. Questo. Senti, ma tu ne fai di cruciverba nella vita, mi sa, vero? ti sento, te che sei una professionista. Allora, si minaccia di farli vedere verdi. Via il tempo. Si minaccia di farli vedere verdi. Sorci. Come? Sorci. Bravissima Irma. Irma, senti Irma, sì? Visto che anche tu l'hai detto che sei una professionista, vai avanti, no? Guarda, è tutto, guarda, fai vedere. Io non guarda. Mi giocherei la guarda, continua, così. Qui ci sono tutti in croce, guarda bene. Chissà, potresti anche fartene altri di soldini, no? Perché adesso non è che tu devi indovinare altre 5 definizioni, Irma, mi raccomando, eh? Adesso no, puoi farne fermo. Ancora una. Sì, mi fermo. Ti fermi? Sì. Ma Irma, Enrica, quanto guadagna? Adesso 2,5 milioni. Ogni risposta in più che mi dà esattamente sarà 500,000 in più e si può fermare a questo punto quando vuole. No, basta. Sei già fermata. Ciao tesoro, allora auguri per questa tua vincita. Sì. Mandi, come si dice da te parte. Mandi, Irma. Ti saluto Fabio. Fabio mio nipote. Ah, Fabio tuo nipote, ok. Ciao Irma. Ciao. E già perché dalle parti di Irma si saluta dicendo mandi. Ti salutano. Pronto? Ciao Enrica. Ciao, chi sei? Ciao, sono Lidia da Siracusa. Lidia da Siracusa. Sì, ma tu lo senti il caos che fanno? Ah, abbastanza. Che faresti? Guarda, sembra di stare allo stabilimento a Ostia. Vengo in allegria. È vero, hai ragione. Allora, Lidia, sì, potrei vedere il tabellone da vicino? Eccolo, te lo facciamo vedere. Sì, il 68 orizzontale. 6-8 orizzontale, sei tornato a trovare il pesce. Sì, ma... il pesce. Ma come ci sta? Come si... Che tipo di pesce sarà questo? Ma... Allora... Oddio che... Lidia! Sì? 6... No, no, 68, 6-8 orizzontale. 6-8 orizzontale. Sia un po' attenta, signorina Antonella. Allora, si contrappongono... Si contrappongono alle colombe. Via il tempo. Falchi. Brava Olivia, bravo, sentito, falchi, bravissima. Ecco. Allora, il primo scoglio è superato, Olivia, vai. Sì, adesso un po' più in alto potrei vedere il numero. Il 55 orizzontale. Questo qua. 55 orizzontale. Ai, speriamo che tu sia un'appassionata di questa, Speriamo. Allora, la definizione è questa. Charles, il compositore di Faust. Charles, il compositore di Faust. Il tempo è partito. Il compositore di Faust, posso dirti anche che è famoso per un'Ave Maria? Lidia. Gotthard. Ah, niente, guarda, per la prima volta è scoppiato il tempo, mi dispiace e proprio la tua risposta anche non c'entrava nulla, Lidia mia. Peccato. Alla prossima tesoro, ciao. Hai trovato uno scoglio difficile, capito? Hai avuto questa sfortuna qui. Ciao.
E questa definizione sarà la prima da cui ripartiremo domani. Domani ripartiremo da questa definizione, per cui se l'avete sentita, mi raccomando, no? Allora, insomma, uno non può fare la conduttrice in queste condizioni. Comunque, è una prova continua questo lavoro, per questo mi piace. Vi ricordo che domani ricominciamo da questa definizione qui, ve la ridico, ma sì, va là che così aiuto qualcuno. Charles, il compositore di Faust, riprendiamo da quella. E vorrei però accanto a me, per finire la trasmissione, anche Yvonne. Dov'è Yvonne? Ah, stava seguendo il cruciverba, Yvonne! Bella mia! Tu le sapevi fare tutte queste cose? Sì. Allora, vi salutiamo insieme a tutte le nostre ragazze che ci hanno fatto compagnia, insieme ad Antonella e di Yvonne, e insieme anche a che è il pesce, non so di chi è, il buon compagno, non lo so. Vabbè, ci vediamo. Forum, certo, c'è forum dopo, ma lo sanno, subito dopo ci sarà forum, come sapete, per cui dal pesce passerete direttamente nelle braccia di Rita dalla chiesa. Fate voi, pensate che bella giornata. Ci vediamo domani, come sempre, alle 12.40 in poi, siamo tutte qui per voi.